Stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui. Mi prendo cura di Baby. Faccio in modo che funzioni a dovere. Baby? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'Abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. È più in fretta. Comunque, quando sei pronto siediti, che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. A che serve sta roba? Questa roba, Desmond, questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli. Sean ha il compito di mantenere i nostri archivi, tipo una biblioteca digitale. Starà accanto a me mentre sei nell'Animus, quindi se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo un database, però. Fornisco anche supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo, a rischiare la vita e robette del genere. E questa come funziona? E ti pareva? Un bel respiro. Ah, è che sei un po' panta. Sean! Beh? Fatto. Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Silenzio, amici miei! Silenzio! Grazie! Sapete cosa ci porta qui stasera? L'onore! Vieri de Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi... Piantalo con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, è codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Dietro di te! Federico! Tu che ci fai qui?
Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Hai la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. Hai intenzione di... Indietro! Indietro! Aspetta. Che c'è? Abbiamo quasi vinto. Il labbro. È solo un graffio. Aspetta al dottore dirlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Prestami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Avranno pure qualcosa in scarsella. Va bene, dovrebbe bastare. Andiamoci di torno prima che arrivino le guardie. Sbrigati, Ezio. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. Cosa per muoversi così? Venite amici, ho urina fresca di pecora e impiastri di rosmarino per i vostri colli. Ho distillato un elisir di piombo e melograno ideale per il fegato. Ben trovato, dottore. I fratelli Auditore, come mai la cosa non mi sorprende? Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. E ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nottata. Davvero. Vorrei che fossero tutte così divertenti. Oh, aspetta. Ma lo sono. Meglio tornare a casa, Ezio. Nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già. Vorrei evitarmi la ramanzina. Ti va una piccola gara? Eh? Fin dove? Il tetto di quella chiesa. Al mio tre. Uno, due, tre. Il mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga. Ugh!
fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga! Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga! Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga! Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga! Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Avanti, tartaruga! Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, fratello? La migliore. Possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene. Adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo.